Consueto appuntamento con il fine settimana cestistico delle varie formazioni campane impegnate nei campionati di Serie A e anche in quello di Serie B. Sarà questo decisamente un fine settimana molto importante per i rappresentanti del nostro basket, sia nel massimo campionato che nel campionato cadetto. Per quanto riguarda la Gavi Napoli Basket, 23° turno della stagione regolare, dopo la pesante sconfitta interna nel confronto con Brindisi, con un brutto finale di gara, tra l'altro il quarto stop consecutivo per Luglietti e compagni, gli azzurri sono ora in fondo alla classifica con altre tre formazioni a 14 punti, compresa l'altra squadra campana, la Givova Scafati. Il team partenopeo sarà impegnato in trasferta domenica alle ore 17:30 sul parquet della BLM Group Arena di Trento contro il locale team bianconero della Dolomiti Energia Trentino, guidato da coach Molin e dei vari spagnolo Flaccadori, Forrai, Lockett, Atkins, Grazulis e Crawford. Ora all'ottavo posto della graduatoria, quindi in zona playoff dopo lo stop interno della scorsa settimana contro Tortona, ma reduce anche dalla importante sconfitta in Eurocup in Germania e oramai fuori dalla competizione continentale. Arbitrano il confronto sul parquet trentino di domenica pomeriggio i signori Bennis, Bettini e Bartolomeo. I tifosi e l'ambiente naturalmente chiedono un'inversione di tendenza a capitano Luglietti e compagni, vittoria per la salvezza e naturalmente un gioco che riesca ad essere completo per 40 minuti. Da chiarire tra l'altro in casa azzurra anche la posizione e il destino dell'ala pivot Simone Zanotti, messo fuori squadra dopo il match con Reggio Emilia per motivi disciplinari e assente nel match interno perso contro Brindisi. Coach Cesare Pancotto naturalmente cercherà di motivare al massimo gli azzurri verso l'importante trasferta trentina in un match assolutamente da vincere, inutile ripeterlo, per i partenopei che poi avranno sabato 1 aprile il match interno con Brescia e poi la trasferta pasquale di Bologna seguita dal match interno al Palabarbuto con Venezia, che si giocherà alle ore 12. Sicuramente una Gavi Napoli Basket motivata e continua può ottenere un ottimo risultato in quel di Trento. Saremo a vedere. Sarà invece protagonista dell'anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A l'altro rappresentante del nostro basket nel massimo campionato della pallacanestro italiana. Stiamo parlando della Givova Scafati, che alle ore 20 alla Beta Ricambi Arena Palamangano ospiterà la Pallacanestro Trieste con il triplo obiettivo di vendicare innanzitutto la subita all'andata, ma poi anche di conquistare due punti in palio molto importanti per la difficoltà della classifica e anche di accorciare le distanze con una diretta concorrente che è appunto rappresentata dalla squadra giuliana. Coach Pino Sacripanti, ancora purtroppo all'asciutto di vittorie da quando siete sulla panchina scafatese, potrà disporre contro Trieste quasi sicuramente dell'organico completo, compreso anche l'ultimo arrivato, il pivot sloveno Martin Campeli, ultimamente visto in Polonia. Ma c'è un unico dubbio per quanto riguarda il roster giallo-blu, l'impiego meno della statunitense Pinkins, reduce come saprete da un brutto infortunio due settimane o solo. Nonostante i miglioramenti, la presenza di Pinkins contro Trieste è ancora largamente in dubbio. È inutile dirlo che dopo 5 sconfitte consecutive la Givova Scafati deve sicuramente invertire il trend e conquistare un successo molto importante contro la Pallacanestro Trieste. Andiamo proprio ad analizzare il roster dei triestini, dei giuliani, che si presenteranno sabato alle ore 20 alla Beta Arena Palamangano. La squadra è guidata dal giovane emergente allenatore coach Marco Legovic, alla sua prima stagione da capo allenatore in Serie A. I giocatori più rappresentativi sono sicuramente la prolifica guardia statunitense Bartley, oltre 19 punti di media, e il playmaker Davis, oltre 13 punti di media. Poi ci sono gli altri statunitensi, il centro Spencer, l'ala Terry, ultimo arrivato nel roster triestino, insieme con Hudson, guardia che la scorsa settimana è appunto esordito in maglia triestina. Poi c'è l'esperto playmaker italiano Ruzier, l'ala forte Lever, il lungo Vildera, capitan De Angeli, ala piccola, e infine la guardia Campogrande, già vista in Campania tra l'altro in quel di Avellino. E oltre naturalmente a tutti questi giocatori anche l'esperto, un altro playmaker, Bossi. Quindi per quanto riguarda Givova Scafati, un anticipo importante per la classifica, per il morale, per conquistare decisamente due punti fondamentali per risalire in fretta la graduatoria verso posizioni migliori. Come sempre saremo a vedere.
Concludiamo la presentazione di questo ultimo weekend cestistico del mese di marzo e naturalmente gli impegni delle squadre campane con il campionato cadetto e il girone D che vede naturalmente la partecipazione di 6 formazioni della nostra regione iscritte appunto allo stesso torneo. Andiamo a guardare brevemente la classifica delle squadre campane: quarto posto per la Partenope Sant'Antimo, quinto per la Juve Caserta, ottavo per la Delfessa Avellino, nono per la Virtus Arechi Salerno, undicesimo per il Sala Consilina, ultimo posto la graduatoria per la Virtus Pozzuoli, ormai condannata al prossimo campionato di B interregionale. Andiamo a guardare cosa ci offre questo 24esimo turno della stagione regolare del campionato cadetto, in particolare del girone D. Ebbene, ricco di derby questo turno, con la Juve Caserta che ospita la Palazzetto dello Sport al Pala Piccolo, al Pala Medaglie d'Oro di Caserta, il Sala Consilina. È un derby molto molto importante per entrambe le formazioni. La Juve Caserta vuole rimanere nell'elite di questo girone, vuole cercare di agguantare le prime 4 posizioni della graduatoria, mentre il Sala Consilina cerca di posizionarsi al meglio in virtù dei prossimi spareggi. Sarà sicuramente un bel match quello tra gli uomini di coach Luise e quelli di coach Paternoster, i vari Lucas e Indocia da una parte e Divaz e compagni dall'altra. Staremo a vedere. Altro derby molto interessante è quello che si gioca al Palalongo di Capriglia, sempre domenica alle ore 18, tra la Virtus Arechi Salerno e la Bava Virtus Pozzuoli. In questo caso però obiettivi diversi: per Salerno c'è da risalire la classifica in fretta verso posizioni migliori in vista quantomeno degli spareggi per rimanere in B-Elite. Per la Bava Virtus Pozzuoli di coach Sorgentone naturalmente iniziare a programmare la prossima stagione, far crescere qualche giovane interessante che potrebbe rimanere in giallo-blu anche nella prossima stagione. Quindi appuntamento domenica alle ore 18 al Pala Carmine Longo per Virtus Arechi Salerno, Bava Virtus Pozzuoli. Dopo aver presentato i due derby in programma in questo 24esimo turno, andiamo con le altre partite e guardiamo gli impegni delle altre squadre campane. Trasferta al Palas Capriano, sempre domenica alle ore 18, per la Partenope Sant'Antimo, un match sicuramente importante. Attenzione a Teramo, che ultimamente ha dato fastidio a molte, moltissime squadre, ed è una formazione sicuramente in buona salute: Casoni, Perin, Gallipò, Cianci e poi ancora tanti altri giocatori di buon interesse tecnico come Melchiorri potrebbero dare fastidio a una Sant'Antimo che però entrata può far suo sicuramente l'incontro e confermarsi tra le prime 4 della posizione. Appuntamento quindi al Palas Capriano domenica alle ore 18. Infine vi parliamo della trasferta difficile, difficilissima sul campo di Roseto per la Delfessa Avellino. Si va a giocare contro una delle migliori squadre del raggruppamento, fra le più attrezzate. Attenzione naturalmente a Amoroso, Sant'Angeli, Dincic, Di Emidio, Zampogna, Morici e compagni. Roseto è una signora squadra, al Palamaggetti sarà veramente difficile giocare, ma una Delfessa Avellino concentrata e vista nelle ultime partite può sicuramente far risultato anche in quel di Roseto. Naturalmente ce lo auguriamo. Quindi, ribadendo gli impegni del 24esimo turno per quanto riguarda le squadre di Serie B, vi diciamo appunto dei due derby: Juve Caserta Sala Consilina, Virtus Arechi Salerno Pozzuoli, e poi delle trasferte a Teramo per il Sant'Antimo e a Roseto per la Delfessa Avellino. Come sempre, un in bocca al lupo a tutte le formazioni campane.